Uno dei programmi per bambini che guardavo oltre la melevisione era Art Attack. Io ho amato ma anche odiato quel programma. Non sono mai riuscito a realizzare neanche uno di quei lavoretti che ti proponeva ogni volta Giovanni Mucciaccia. E meno male che c'era Neil, il grande artista, a sollevarmi in morale. Il fatto è che, come nei programmi di cucina, a Giovanni Mucciaccia le sue sculture di carta di giornale e colla vinilica venivano sempre bene, velocemente e al primo colpo. E senza sporcare niente. Il problema non era solo questo. Tutto parte dal fatto che quando io vedo Art Attack non ho a disposizione 3 litri di colla vinilica, plastilina, 50 rotoli finiti di carta igienica e 4 tonnellate di foglie di giornale. E le forbici della punta arrotondata, quelle che proprio non tagliano nulla. Invece, le forbici della punta arrotondata di Giovanni Mucciaccia tagliavano anche il diamante. Poi c'è il fattore tempo. Quando guardavo Art Attack e quello diceva: fra mezz'ora il vostro appendiabiti di carta di giornale dovrebbe apparire più o meno così. Io non mi immaginavo effettivamente che dovessi passare mezz'ora ad aspettare. Mi illudevo che dovesse passare solo un po' di tempo, insomma, lui era già là, bello e pronto. E anche quando ti diceva: dovete cospargere l'intero mostro di colla vinilica e poi di carta igienica e poi di nuovo di colla vinilica, fatto, te non te lo aspetti col lavoro che ti prende una giornata intera. La maggior parte dei miei attacchi d'arte, che assomigliavano più alla fauna di Chernobyl, giacevano incompiuti nello scatolone dei rimpianti, appena mi rendevo conto che non erano poi così facili da fare, insieme al kung fu e gli strumenti musicali che non ho mai imparato a suonare e a un sacco di altre cose. Ci sono cose che mi suscitano le stesse conseguenze di Art Attack e dei programmi di cucina, e mi fanno presentare i sintomi della sindrome di Art Attack. Il primo sintomo è l'euforia, associata al classico pensiero: e che ce va, lo posso fare pure io questo, in un secondo. Vai al circo, vedi giocolieri e trapezisti che fanno i loro pezzi con disinvoltura e ti fanno credere che sia facile. Poi magari vai a casa e ti rendi conto che non riesci a toccarti le punte dei piedi. Il secondo sintomo è la determinazione. Attraversata la fase dell'euforia, ti decidi che vale la pena provare e inizi a tornare nel mondo reale. Allora, dopo aver visto su YouTube il nuovo Picasso che dipingeva un quadro con facilità ed aver pensato che in fondo è solo questione di mettere il pennello nel posto giusto, ti decidi che ci vuoi provare e compri tela, colori e pennelli. E così entri nella terza fase. Molte persone mollano all'inizio della seconda. Ed è la fase dell'operazione. Dopo esserti preparato tutto il necessario per preparare le fettuccine fatte in casa, aver comprato uova e farina e aver guardato un milione di tutorial, ti cimenti e sbam! Qua ti rendi conto che non ci riesci, che le fettuccine che hai fatto non escono belle come quelle del tutorial, e anche se hai seguito passo passo ti si appiccicano e formano una pappa unica. E anche dopo aver visto Bear Grylls che accende la legna bagnata in 2 secondi sfregando le chiappe su un bastoncino ed esserti procurato il necessario per un bel falò al mare, ti rendi conto che non sei capace ad accendere un falò neanche con la fiamma ossidrica. Ed è qui che entra nel ballo il sintomo letale, la quarta fase, la rivelazione. Ti rendi conto che effettivamente, se non hai un minimo di esperienza, le cose non si possono fare bene al primo colpo. Ti rendi conto che le cose belle escono con la pazienza e l'esercizio, e che la gente che fa le cose fighe si è fatta il culo, a parte i bambini prodigio dei talent show. Quei dannati demoni sanno già suonare il volo del calabrone al piano a 5 anni e ballano la breakdance ancora in fasce. A parte loro, in ogni caso a te non resta che mollare e lasciare incompiuto il tuo orribile lavoro, qualsiasi esso sia, abbandonando la tua postazione di battaglia per andare a guardare la TV e ricominciare tutto da capo. Oppure decidere di iniziare qualcosa per cui vale la pena impegnarsi e imparare. Forse la cosa peggiore è vedere quei video dove i ciccioni diventano super pompati e ti fanno vedere tutto il processo e ti convinci che quindi non è poi così difficile. Poi vai a fare gli addominali e ti fermi al quarto e ti rendi conto che è così difficile. Io sono gravemente affetto da questa malattia, che per certi versi ormai riesco a gestire. Basta cercare di attraversare le fasi il più velocemente possibile, appena ci si rende conto di essere tornati nel giro. Wow, questo tipo fa parkour. Oh wow, appena è saltato un grattacielo con un piede solo bendato. Ehi, non sembra difficile. Do, svelto, Marcello, ci devi provare.